Sono Andrea De Satti, sono nato e vivo a Roma, anche se ho vissuto in altre regioni anche all'estero. Sono alto 1,77, ho 55 anni, sposato, due figli, due cani, che sono anche quelli che mi accolgono con entusiasmo quando torno la sera a casa. Un ruolo fondamentale per me ha avuto lo sport agonistico. Come agente di polizia io mi allenavo con le Fiamme Oro e facevo pentathlon moderno, che ha nuoto, corsa, tiro, scherma, equitazione e salto ostacoli. Per me è stata un'esperienza fondamentale, non solo perché mi ha permesso di vincere dei titoli nazionali e partecipare a campionati internazionali, che però non ho vinto ovviamente, ma soprattutto perché mi ha insegnato a capire i miei limiti fisici, caratteriali, tecnici, e mi ha insegnato che non bisogna trovare scuse, che bisogna cercare di tirare fuori il meglio da se stessi. E questo è un approccio che mi serve nella vita e soprattutto nel mestiere d'attore. Io sono follemente innamorato del cinema, e infatti da un film è tratto il monologo che mi piace più in assoluto. Il film è Will Hunting, interpretato da Robin Williams. In questo monologo c'è un inizio quasi leggero, superficiale. Infatti il protagonista ci parla dei difetti di sua moglie, ci dice che scorreggia quando è nervosa, no? E ci fa ridere. Però poi ti porta dentro il suo dolore, no? Il suo inferno personale, perché la moglie è morta, e capisci che anche quando descriveva la moglie in maniera così leggera, in realtà lui era dilaniato dal dolore. E mi piace perché la vita è così. Punti di forza e punti di debolezza. Sono umile nell'imparare e so adattarmi a moltissime situazioni e condizioni, anche estreme tra di loro. Punti di miglioramento: non c'è bisogno di essere così dettagliato, professionale, stacanovista a volte, e cercare di controllare tutti gli eventi, perché tanto è bene anche lasciarli andare gli eventi.